Ben ritrovati, continuiamo il nostro cammino in preparazione alla Pasqua del Signore per partecipare della sua gloria. Nel Vangelo che ascolteremo, Gesù prende in considerazione alcuni fatti di cronaca e ci rivolge così un invito chiaro, direi l'invito decisivo. Se non vi convertite, perirete tutti nello stesso modo. Allora, come oggi, era normale il confronto intorno ai fatti di cronaca. Il primo era una delle tante rivolte soffocate nel sangue. Il secondo, una delle cosiddette morti bianche sul luogo di lavoro. E Gesù va al cuore della questione. Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Gesù ci dice: inutile il vostro disquisire. Sotto sotto il vostro disquisire è accompagnato da una pia illusione. È toccato a loro. È vero, è toccato ad altri. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Non possiamo più eludere una domanda. Che cosa è la conversione? Soprattutto, perché è urgente che io mi converta per non perire? Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque. Perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato intorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire. Lo taglierai». Per parlare della conversione, mi stacco dal Vangelo che abbiamo appena ascoltato e vado alla prima lettura. La prima lettura ci racconta una storia di conversione. Mosè incontra Dio che gli si rivela e nello stesso tempo gli rivela la missione che deve attuare. Quindi la conversione, attenti a me, non è il frutto di quello che comprendiamo da soli, semmai il risultato di quello che il Signore viene a operare nella nostra vita. Non è una nostra maturazione o un traguardo che tagliamo con i nostri sforzi. La conversione è sempre l'opera di Dio nella nostra vita. Mosè aveva già tentato di aiutare il suo popolo e, sentendosi rifiutato, scappa nel deserto. Si sposa, ha una famiglia, ha un lavoro, ha acquisito una sua tranquillità. Il Signore, chiamandoci a conversione, sconvolge la nostra tranquillità e ci chiede disponibilità piena per quello che Lui vuole realizzare. Per Mosè, come per noi, la conversione trova compimento nel fatto che diventiamo strumento di salvezza per gli altri. Infatti, è inviato nuovamente in Egitto,
proprio nella terra da cui era fuggito per salvare la sua vita e deve diventare salvezza per il suo popolo. La conversione nella vita di Mosè non si è realizzata perché ha cambiato comportamento, ma perché ha fatto una scelta nuova di vita. Ecco, mi sembra di poter sintetizzare la conversione di Mosè in tre passaggi. Dio interviene mentre Mosè è impegnato nel suo lavoro quotidiano, sconvolge le abitudini, lo schema di vita che Mosè aveva scelto e lo porta a cambiare logica di vita, gli affida una missione di salvezza per il suo popolo. Ecco, quello che può avvenire nel cammino penitenziale della Quaresima e attraverso il sacramento della penitenza è proprio questo. Andando a confessarci, anche noi ci avviciniamo alla fiamma di fuoco che arde nel roveto senza consumarlo. Accettiamo che Dio intervenga nella nostra vita. Nel sacramento della penitenza Dio interviene come discriminante non soltanto tra il bene e il male, ma tra una vita costruita secondo il mio schema e secondo la mia sedentarietà abitudinaria e quello che Lui vuole da me. Nel sacramento della penitenza Dio ci ricollega, ci riconcilia con il suo popolo e ci chiede di diventare edificazione del suo popolo, dopo aver lasciato da parte i nostri sogni e progetti individuali con la loro sedentarietà. Guardate che Mosè non aveva scelto il male, semplicemente stava portando avanti la sua vita da buon padre di famiglia e da onesto lavoratore. Perché allora convertirsi? Perché questa necessità? Vedete, nella conversione arriviamo a un discriminante decisivo. Nella conversione capisco che non sono a posto perché non faccio niente di male, ma sono a posto perché faccio il bene che Dio vuole da me. Non basta fare il bene. Mosè non ha fatto nulla di male, ma deve fare il bene che Dio vuole da lui. Ecco la necessità del sacramento della penitenza. Mi aiuta in questo cammino, arrivare a fare quello che Dio vuole da me. Allora sono sulla strada della conversione. Thank you.